partita più dura delle sei. Abbiamo già giocato purtroppo quella più facile, che era quella in casa col Newcastle, che abbiamo cannato malamente. Contro ogni prospettiva abbiamo pure cannato quella di Dortmund. Questa sicuramente, ragazzi, non finirà 0-0, toglietevelo proprio dalla testa. Purtroppo noi ci chiamiamo Milan e quindi ci riduciamo sempre all'ultimo, e la qualificazione in Europa League all'ultimo quando avevamo Chiara Montella, Gattuso, e la qualificazione in Champions League all'ultimo quando avevamo Pioli, e l'anno dopo Gironi, all'ultima giornata abbiamo perso con Liverpool, all'ultima giornata abbiamo vinto lo scudetto, l'anno scorso alla penultima giornata ci siamo qualificati in Champions League. Quindi insomma, tutta una serie di cose che ormai ci dobbiamo abituare sempre a fare le cose all'ultimo. Voglio la spiegare, parigini, che ha bisogno di vincere. Voglio la spiegare. Musa, Krunic e Reinders a centrocampo. Meglio che Krunic, Reinders e Pobega, come avevo letto. Il gatto si mette sempre là sopra, ragazzi. Ma deve sorvegliare tutto. Guarda che, signor Kylian Mbappé, noi un posto per te in attacco ce l'abbiamo. Un attaccante forte ci serve. Se ti va, per noi non c'è problema, eh. Cioè, non fare complimenti. Vediamo se perdiamo con onore oppure no. Io vorrei vincere solamente per Donnarumma, poi del resto mi frega relativamente. Allora hanno un bel attacco, adesso che lo guardo. Mbappé, Colomoni e Dembélé è un cazzo di attacco. Il centrocampo, Vitinha, Ugarte, Zaire, Emery. Vi dirò, voglio sbilanciarmi. Se non fosse per Krunic, il Milan avrebbe il centrocampo più forte. Se non fosse per Krunic, perché è veramente scarso, ragazzi. Dietro a Kimi, Skriniar e Marquinhos bastano e avanzano. Kalulu a destra, meno male, perché corre. A metà novembre dovrebbe rientrare Bennacer. Io l'avrei messo in lista per le ultime due partite. Borussia Dortmund e Newcastle ce l'avrei messo. Battono loro, si inizia, ragazzi. Vai, questi qua sono già partiti a stecca, fantastico. Quanto è sessuale Reinders, ragazzi. Colomoni, fallo di Hernandez, già cartellino giallo? Ciao. Non è a Hernandez, era ciao, cioè non ti è bastato quello che hai combinato tre giorni fa? No, non ti è bastato. Complimenti, bravo. Bravo, complimenti. Madonna, Crucio Fiolo, quanto sei scarso, quanto cazzo sei scarso. Guarda Zaire Emery che si alza, recupera il pallone da terra che era già perso. Guardate con che verve giocano questi. Lasciate stare, non è sport per voi. Krunic, madonna, che bidone del cazzo. Cioè, si è addormentato, Vitinha è andato a togliergli la palla e lui ha dovuto far fallo. Madonna, che scarso. Anche cartellino giallo. Madonna, che scarso. Io non ce la faccio più. È stato un mese fuori. Siamo stati così bene. Un mese fuori, non si è sentita la sua mancanza. È entrato, ha fatto fare gol alla Juventus. Dopo sei minuti si è fatta ammonire su una dormita tutta sua. Io non c'ho parole. E per me quell'allenatore di merda che lo manda in campo, perché il problema è lui. Andiamo con le palle alte, no? Cioè, le palle alte a malapena hanno funzionato col Genoa. Le dobbiamo far funzionare contro il Paris Saint Germain, mi pare giusto. Musa, Pulisic libero, dai. Buon controllo, Pulisic. Pensa al cross e poi va sul fondo. Eccole, palla alta verso Hakimi che la mette in angolo, no? E cross, 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 e cross. Ripeto, una situazione in cui Paris Saint-Germain soffre sui calci. Non ti preoccupare, col Milan i calci piazzati, guarda. Potete anche uscire tutti dal campo, che gol non lo facciamo, non vi preoccupate. Giroud, Reinders, madonna, ma uno che salti l'uomo, raga, uno. Sì, cioè io non vi chiedo di avere un giocatore che vinca il pallone d'oro, perché quello ormai in Italia, ciao, però, cioè, cazzo, uno che salti l'uomo. Krunic, vabbè, Krunic contro Skriniar. Infatti cosa fa? La passa a Leao, raso terra, giustamente, la volta che non dovete la palla raso terra. E spreca un'azione 3 contro 2, bravo. Maledetto te, chi ti manda in campo? Anzi, soprattutto chi ti manda in campo? Soprattutto chi ti manda in campo? Vabbè, oh raga, stiamo facendo anche troppo, Per la squadra di merda qui siamo. Oro colato proprio. Hernandez dalla posizione. Hernandez dalla punizione contro Donnarumma. Allora, Donnarumma di lì ha preso gol da cani e porci. Uno a caso, quello della Macedonia un mese fa. Ma siccome la Macedonia è più forte del Milan, questo calcio di punizione andrà a fare in culo. Ma garantito. Ma perché Tomori abbatte la punizione? Che cazzo mi rappresenta? Tomori, cioè, hai fatto tirare la punizione a Tomori? Pioli, hai fatto tirare la punizione a Tomori? Ma ti rendi conto?
Io non lo so, mi rifiuto veramente di esprimermi. Madonna raga, ma quanto caccare facciamo, io non lo so. Mbappé, attenzione alle sue accelerazioni. Mbappé, tutto chiuso però, va dall'altra parte. Che visione. Hakimi, attaccalo, Musa, attaccalo, attaccalo. Però la palla, e ovviamente la palla di Hernandez la ridà a chi? Al PSG, Mbappé. Maignan, 21-11 sul cronometro, 0-0. Buono, Leao. Leao. In mezzo c'è Giroud. Leao si accentra, prova il tiro. Leao destro, fuori. Comincia il cecchinaggio, raga. Però è da apprezzare il fatto che abbia tirato rasoterra, cosa molto rara per il Milan. Tirare e crossare rasoterra è una cosa molto molto rara. Contento lui, contenti tutti. Mbappé. Tocco per lui, si Mbappé, bravo Tomori, non lo affrontare, non metterci il piedino. Mbappé, oh! Fuori. Noi siamo il Milan, ricordatevelo che siamo il Milan, non ci gira mai niente per il verso giusto. Anzi, ci gira una volta e poi la paghiamo per i successivi 3-4 mesi. Kalulu. Aspetta troppo, Vitigna gli porta via. Ancora Vitigna. Corridoio libero, inciampa da solo sulla palla. Cioè, questa è una cosa bellissima. Questo è veramente il riassunto di cos'è il Milan. Un giocatore che è libero, solo con la palla. Pareva Heidi, da solo con la palla. Inciampa da solo e cade. Se lo facevo io al campo scuola, l'allenatore mi faceva stare tre allenamenti in panchina. Sta migliorando. Zaire Emery. Non fare fallo, Renders, non fare fallo. Dal vantaggio l'arbitro, Mbappé, attenzione. Mbappé, attenzione a Mbappé. Punta, passo, tiro, gol. Ciao. Eccolo qua, il fenomeno Mbappé. Ecco Kylian Mbappé, ragazzi. Gli è bastato lasciargli fare quello che vuole una volta e ha fatto gol. Questo è il primo gol di tanti, ma di tanti. Io ve l'ho detto che Juventus, PSG e Napoli ci saremmo fatti delle grosse risate. E non siamo neanche a metà, vi preoccupate. Se il PSG avesse fatto gli se il Milan avesse fatto gli stessi errori difensivi che ha fatto il PSG, la partita sarebbe già 5-0. Quando perdevano palla, quando temporeggiavano, quando il Milan alzava il pressing. Ecco, quelle cose le avesse sbagliate il Milan, 5-0 si starebbe. Madonna Giroud, c'è, cioè, madonna che tronco del cazzo. Pioli continua a assumere, anzi, a non licenziare i tuoi preparatori di merda che permettono a Okafor di infortunarsi. Giroud recupera la palla, fa un intervento difensivo, casca per terra e quello riprende l'azione tranquillamente come se niente fosse successo. Benvenuti nel mondo Milan. Ultime 4 partite, un gol segnato. È da Cagliari che non segniamo nel primo tempo, ragazzi. E Pulisic che non si capiscono. Partito Giroud, qua c'è un fallo da dietro e qua c'è un giallo clamoroso. Giallo per Dembélé. Monito un attaccante. Utilissimo. Che neanche avesse la monito Marchigno. Sono un monito Dembélé. Gartelea è buona. Giroud, Hernandez. Fernandez. C'è Leao. Parte il cross, Donnarumma. Parte il cross, e 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 cross, fine primo tempo, crossa, 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 fine primo tempo, crossa, crossa, e crossa, e crossa, e cross, e cross, e cross, e vaffanculo, fine primo tempo. Si rinizia, ragazzi, e abbiamo battuto. Andiamo con questo secondo tempo delle meraviglie, raga. Ha fatto entrare Calabria per ciao. Perché cambia qualcosa? Forse in peggio. Attenzione, Donnarumma. Giroud. Marchinhos rimane lì. Vediamo la cagata di Pulisic. In mezzo ancora Giroud. Bella verso Lucas Hernandez. Proprio gli ha detto, fra, te la passo, facci quello che vuoi. Hernandez gli ha risposto, no, guarda, ti do la rimessa laterale perché sei stato troppo generoso. È andato così il teatrino. Un giocatore normale prende la palla, dribbla e va a tirare. Ma noi giocatori normali non ne abbiamo, di normalmente scarsi. Bello, vai. Dembélé, Ale, Dembélé, Ale. E sono due. La concretezza, quella cosa che il Milan non riesce mai a trovare. Lo vedete il risultato adesso, no? Se voi vi foste comportati da squadra normale che gioca la Champions League contro Newcastle e Borussia Dortmund,
anzi in realtà bastava soltanto una delle due. Sarebbe totalmente ininfluente la cosa adesso, sapete? Attenzione che succede? VAR. E vabbè, a parte quello, dicevo, il PSG vi sta dimostrando cos'è la concretezza con tre tiri in porta e due gol. Il Milan di tiri in porta ne ha fatti nelle prime due partite una valanga. Avete deciso di non fare gol e adesso va così, ragazzi. Forse lo annullano, forse no, ma poco importa, perché questa partita qua ormai è andata. Che succede? Fallo. Punizione per il Milan. Volevi aggiungere qualcosa, Giampaolo? Magari aspettiamo un attimo, perché c'è un lancio. Fa dentro verso Pulisic. Pulisic! Prova a metterla data, dall'altra parte. La data a Giroud. Passione, ha cercato Giroud. Scusate, eh. Punto, pallone troppo lungo. Rivediamo. Scusate. Che occasione. Che... E in effetti potrebbe andare da lì Pulisic. Doveva. Uno. Doveva. Due. Doveva. A parte tre. Anche... Verso la porta. Il passaggio di Mignano è stato straordinario. 60 eccezionale. È rimasto giusto. Non tira. L'ha detto in maniera... Non ha tirato. C'è quello che ha fatto Dembélé 10 secondi prima. Non t'ha insegnato un cazzo. Tira! Tira! Non ti è bastato il gol che hai sbagliato col Borussia Dortmund. Non è bastato il gol sbagliato di Leao contro il Newcastle. No. Niente. Niente. Veramente voi volete non fare gol? Perché questa è l'unica spiegazione. È l'unica. Voi non volete farlo. C'è Maignan ti ha dovuto dare una palla a modo. Te l'ha dovuta dare Maignan, che ti ha portato davanti a Donnarumma. E hai pure sbagliato. L'hai data a Giroud, che era 3 metri indietro. Ma serio? Forse per me adesso stai in panchina 6 partite. 6 partite devi stare in panchina. Devi stare in panchina 6 partite dopo una cosa del genere. Devi stare in panchina. Spazio ancora per lui. Dembélé, palla lì e gol del PSG. Bravi! 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 Brave teste di cazzo! Quando li battiamo noi calci d'angolo, che succede? Quello guarda, quello alza la mano, quello fa il trenino, quello fa quello, quello fa la pisciatina. 1 metro, calcio d'angolo corto, gol! Potevamo essere 2-1, perché potevamo essere 2-1, invece no! No! L'avete vista la concretezza? La concretezza! Vedi la porta e non da 30 metri, ma la vedi nell'area di rigore. Tiri! Te tiri! Devi tirare! Dembélé adesso si piglia l'imbarcata, perché adesso state a vedere che il terzo gol qui è il colpo in canna, eh! State tranquilli, state! State pacifici che il terzo gol arriva! Ma tranquilli! Sarebbe lì, qua c'è fallo su Hernandez che manco vede, dai! 4 contro 4. Il Milan quando è 1 contro 0 ha sbagliato. Palla verso Mbappé che si gira, Mbappé. Incredibile, ha sbagliato un tiro Mbappé. Che succede? A parte c'è un fallo su Hernandez clamoroso, però a sto punto, cioè, per me potrebbero anche fare la più grossa ladrata della terra, che passerebbe veramente inosservata. Giallo anche per Tomori. Però l'arbitro invece ha visto. Va bene. Va bene. Dubbiamente in questo momento riesce meglio. Reinders va verso Pulisic. Lucas Hernandez è su di lui. Pulisic prova il tiro. Sinistro. Primo tiro in porta, 63esimo minuto, in bocca a Donnarumma. Il signor Pulisic, che prima ha avuto una palla completamente solo, ha deciso di fare una delle peggior cagate che ho visto da quando guardo il Milan. Però, da fuori area, con difesa schierata, portiere attento, ha deciso di tirare. Va bene, siamo d'accordo. Dai, che il 3-0 è solo questione di momenti, dai. Giroud, raga, Giroud. Venez, guarda Leao dall'altra parte. Oh, l'ha visto, incredibile. Però l'azione si rallenta. Leao che ovviamente tira.
da 10 metri fuori dall'area, tiro a giro che Donnarumma praticamente guarda, il cecchinaggio continua, noi ci rompiamo di più il cazzo e va bene così. Però mi volete dire che un gol non potevamo farlo? Leao Giroud, pallonetto, Donnarumma, siamo arrivati a fare il pallonetto dalla tre quarti. Vitigna, madonna. Ultimi 400 minuti, un gol. Merindo per un posto fisso, diciamo così, titolare, anche se c'è sempre Gonzalo Ramos da tenere in considerazione. Bella qua dentro per Leao. Attenzione, prova il tiro, deviato. Donnarumma in angolo. Donnarumma, comunque calcio d'angolo. Prima azione seria del Milan. Adli ha saltato due uomini ed è in campo da 3 minuti e mezzo. Attenzione, Colomoni dall'altra parte, c'è Mbappé che vorrebbe il pallone, invece c'è Hakimi che arriva come un treno. Colomoni, Hakimi. In mezzo. Li Kangin. Mbappé. Mbappé. Palo. Miracolo di Meignan. Ah, miracolo di Meignan che allunga la traiettoria. Peccato, volevo 3-0, peccato. Attenzione, Leao, incredibile. Una palla per Leao che permette a Donnarumma di uscire. Volevamo completare il quadro dello schifo. Ci ha pensato Leao. Leao, inciampiamo su ogni cosa, su ogni palla, su ogni zolla di terra. Gira ancora per Hakimi. Due più recupero alla fine. Buono il movimento, ancora Zaire Emery, accelera, lascia sul posto Adli. Zaire Emery, dai, che azione! 3-0, Ale! Esatto. Andiamo così, tanto non ho staccato perché lo sapevo. Che roba. Ultime 4 partite, aggiorniamo le statistiche, un gol fatto, 4 subiti. Come col Chelsea l'anno scorso, 3-0, quindi vuol dire che perderemo 2-0 in casa, ci sta. Hakimi, dai, il quarto. Fernandez, Reinders. Allora Hakimi può metterlo fuori con leggerezza però, Adli. Hakimi, va bene, ciao.